Sfogliando in lettura quel blog di complottisti di cui avevo già parlato in altri video, ho visto che si sono dedicati centinaia di post per dimostrare che l'elevazione fatta con un solo ginocchio dall'astronauta che vediamo in questo frangente non fosse possibile nemmeno in gravità lunare, per cui questa impossibilità presupponeva la presenza di un cavo. C'è chi ha messo addirittura l'immagine del cavo. Io, leggendo i loro post, sono rimasto allibito e mi sono detto: ma come ragionano questi qua? Un astronauta ad un sesto del suo peso non può fare quel movimento, mentre un attore con un cavo che gli toglie tanto peso quanto ne servirebbe per avere lo stesso peso di un vero astronauta sulla Luna, quell'esercizio lo potrebbe fare? E dove sta la logica? Non è la stessa cosa? Ah, poi mi è venuto in mente che il cavo di cui loro vaneggiano non è applicato mediante un contrappeso o con un pallone ad elio, soluzioni un minimo logiche che darebbero la sicurezza che l'attore avrà sempre e costantemente sottratto il giusto peso in grado di emulare un astronauta sulla Luna. No, il sollevamento è fatto da operatori che sollevano alla bisogna ed ovviamente ad occhio, visto che il sollevamento intorno ai 100 kg fatto da più operatori che sommano la loro forza diventa molto complicato da controllare. E comunque questa soluzione avevamo già visto in altri video, che a dir poco ridicola, visto che imponeva agli operatori dall'altra parte del cavo rispetto all'astronauta di rincorrere l'astronauta durante tutti i suoi spostamenti orizzontali in lungo e in largo sul set. Per cui questi poverini hanno scritto centinaia di post inutili e tutti i conti che hanno fatto sono stati fatti senza l'oste, e cioè senza immaginarsi degli scenari di sollevamento con cavo minimamente credibili. Perché se il sollevamento è fisso ed emula il peso di un vero astronauta sulla Luna, e per centinaia di post si cerca di dimostrare che l'astronauta sulla Luna non poteva sollevarsi in quel modo, a quel punto non lo poteva fare nemmeno l'attore con un cavo che emulava il peso dell'astronauta in minigravità. Questa è logica alla palissiana, stesso peso, stesse performance. Se invece il sollevamento è manuale, per cui alla bisogna, ossia sollevare l'attore per quel che serve, allora cadiamo semplicemente nel ridicolo, ossia con degli operatori manuali che rincorrono un astronauta cercando di sollevarlo costantemente mentre questo si sposta sul set. Comunque, io non posso scendere al loro livello ridicolo, dove loro invece ci sguazzano perfettamente, e per fortuna tra i tanti post ho trovato linkato nel blog del materiale interessante che mi ha dato il modo di dimostrare per l'ennesima volta l'impossibilità che sulle scene dei filmati lunari della NASA certe performance degli astronauti fossero determinate da cavi sollevanti, da cui invece la teoria del complotto non può assolutamente prescindere. Infatti, senza cavi la minigravità non si potrebbe assolutamente produrre e le scene della NASA sarebbero per forza girate sulla Luna. Su questo penso non ci sia discussione. Infatti, anche il fake documentario American Moon è costretto a supporre la presenza di cavi. Parto da questo filmato di Apollo 16, dove Duke e Young si sfidano in salti a bassa gravità, dimostrando a Houston e al mondo intero quello che è possibile fare un sesto del proprio peso, nonostante la presenza di una pesante tuta e uno zaino ancora più pesante. Se osservate Duke, dopo l'ultimo estremo salto cade di schiena e in pratica cade sullo zaino, mettendosi così in pericolo di vita, visto che nello zaino c'è tutto il sistema di sostentamento vitale che regola l'ossigenazione e il controllo termico della tuta. Per fortuna non successe nulla di grave, ma il rischio sicuramente l'astronauta lo corse, e questo spiega perché altri comportamenti così estremi gli astronauti si sono ben guardati dal ripetere. Ora concentriamoci sulle caratteristiche del salto. Per un complottista, i due attori, o pagliacci come li chiamano loro, per ottenere quella prestazione, dovevano essere stati per forza sollevati da un cavo. Non ci sono alternative, in quanto l'altra alternativa che i complottisti tirano in ballo, e cioè lo slow motion, potrebbe spiegare i saltelli assai meno estremi fatti al rallentatore, rallentatore che noi sappiamo dovuto sulla Luna alla minore reattività della gravità lunare, che attira i corpi con un sesto della forza, ma un semplice slow motion non potrebbe certo giustificare un salto di 80 cm da fermo con addosso una tuta e uno zaino.
In questo particolare frangente, per un complottista supporre la presenza di un cavo sarebbe imprescindibile, e a questo punto, se si dimostrasse che un cavo non ci può essere, sarebbe la fine di ogni discussione sulla bufala lunare, perché ogni altra obiezione su qualunque altro argomento cadrebbe, perché se una cosa la si può fare solo sulla luna, come questo salto senza l'ausilio di cavi, è ovvio che sulla luna ci si deve essere andati, pure un bambino lo capirebbe, anche se purtroppo per le menti asfittiche dei luna complottari questi passaggi di logica elementare non sono vincolanti. Loro, spalleggiandosi a vicenda e senza alcuna vergogna, possono tranquillamente negare l'evidenza come la logica più elementare. Ripeto, qui il cavo è imprescindibile e non ci potrebbero essere altri trucchi per ottenere questi salti. Allora chiediamoci, un cavo come solleverebbe l'attore se saltasse da fermo? Partiamo dal presupposto che un cavo può essere applicato all'astronauta solo in una posizione elevata, non certo alla vita, perché altrimenti a ogni spinta del cavo l'attore sarebbe sbilanciato. Ad esempio, se venisse collegato alla vita sulla parte posteriore, l'attore tenderebbe ad assumere costantemente questa posizione, che è quella di equilibrio statico con un aggancio a metà corpo. Se venisse sollevato dalla vita ma sul davanti, l'attore si troverebbe un cavo che gli sbatte e gli striscia costantemente contro il casco, e sarebbe una tortura ad ogni passo, oltre a creare problemi insormontabili nel dover cancellare quei cavi striscianti in post produzione. L'unico punto dove un posizionamento del cavo pone i minori problemi, escluso il casco che ovviamente corrisponderebbe ad un'impiccagione, è quello sulla tuta a livello delle spalle, per cui tra il casco e lo zaino. Se guardiamo queste immagini di Magnificent Desolation, film dove sono stati utilizzati cavi per simulare la gravità lunare, abbiamo una conferma. Gli attori il cavo l'avevano posizionato lì a livello delle spalle e tra il casco e lo zaino. Allora attenzione, se un cavo è posizionato in quella posizione, ripeto, la più ovvia, anche l'unica possibile per sollevare senza sbilanciare costantemente l'attore, quando questi viene sollevato da terra avremo da una parte del cavo il peso dell'attore con la sua tuta e dall'altra parte del cavo il peso dello zaino. È facile supporre che il primo, cioè l'attore con tuta e casco, sia più pesante del secondo, per cui la posizione di equilibrio statico avrà l'attore leggermente più in basso e lo zaino leggermente più in alto, equilibrio statico determinato proprio dai differenti pesi tra i due lati del cavo. Qui in questi esempi lo vediamo confermato, l'attore è piegato in avanti e lo zaino sembra sovrastare l'attore. Ora, quei salti che abbiamo visto fare da Young e Duke, se fossero stati prodotti da cavi che sollevano, il loro punto di massima elevazione non poteva assolutamente essere così sbilanciato verso lo zaino, proprio perché il loro peso avrebbe prevalso su quello dello zaino rispetto al cavo, che era quello che elevava, e avremmo avuto una situazione esattamente opposta, con lo zaino più in alto e l'astronauta più in basso. Adesso invece proviamo a pensare ad un salto fatto non con un cavo ma in mini gravità. Saltando, l'astronauta farebbe forza sulle gambe e sulle reni e così spingerebbe in alto il proprio corpo, ma lo zaino con la sua inerzia si opporrebbe alla salita, sbilanciando indietro l'astronauta, in quanto, come è ovvio supporre, lo zaino non può darsi anche lui una spinta autonomamente, ma deve seguire l'astronauta a mo' di peso morto. Questa condizione spiega perfettamente l'arrivo di ambedue gli astronauti con lo zaino più in basso, zaino che ha rappresentato nel salto il peso morto da doversi trascinare. Che questo avvenga praticamente sempre lo possiamo provare anche da soli. Basta metterci un pesante zaino sulle spalle, un terzo del proprio peso, e saltare con tutta la forza da fermi, per capire come un oggetto inerziale sulla schiena può sbilanciare il nostro salto, facendoci spostare l'equilibrio all'indietro. Adesso passiamo al video postato sul blog dei complottisti. Se ci concentriamo sul Mythbuster che salta sicuramente col cavo, vediamo che la partenza del salto avviene con lo zaino alla giusta altezza. Ma quando il Mythbuster arriva in cima e finisce la spinta delle gambe, il cavo lo frena per farlo cadere in gravità lunare, e a quel punto il Mythbuster si deve piegare in avanti sollevando lo zaino.
Per chi non fosse convinto, qui abbiamo una ulteriore conferma di come funziona tutta la dinamica del sollevamento tramite cavi nella serie Dalla Terra alla Luna di Tom Hanks, dove gli attori erano sollevati da palloni ad elio. Qui vediamo un bel salto di un attore e, come possiamo notare, anche lui sale e poi arriva sul terreno piegato in avanti e con lo zaino che lo sovrasta. Ecco, questa è esattamente la situazione opposta a quella dei veri astronauti, che saltando si sono trovati con lo zaino che li tirava verso il basso e non verso l'alto. Da qui ne discende che Young e Duke di cavi attaccati non ne avevano affatto e i loro salti erano fatti in bassa gravità, con un pesante zaino, circa un terzo del peso complessivo, la cui inerzia si opponeva alle loro elevazioni, sbilanciandoli entrambe. Se Duke e Young fossero stati sollevati da un cavo, arrivando in quell'assurda posizione, il loro cavo avrebbe dovuto per forza seguire il profilo del loro casco, cosa del tutto fuori logica. Naturalmente già mi immagino le arrampicate sugli specchi complottiste per spiegare un'elevazione così anomala, e la scusa sarà sicuramente che i cavi erano più di uno, solo che anche quella è una scusa da decerebrato. Un cavo messo alla vita in questo punto avrebbe spinto ancora di più l'astronauta sul davanti e non l'avrebbe certo fatto cadere di schiena, mentre l'unica possibilità era aver avuto un secondo cavo attaccato alla vita ma sul davanti. Ma abbiamo visto che questa soluzione è improponibile, visto che un cavo messo lì sarebbe venuto costantemente in contatto col casco, tanto più se l'impostazione base dell'astronauta è quella di essere piegato sul davanti, anche nei normali spostamenti. Mi spiace per i complottisti, ma dopo questo video possono tranquillamente chiudere le loro discussioni. Duke e Young di cavi non ne avevano assolutamente e con la stessa certezza non potevano essere su di un aereo 0G, in quanto non avrebbero avuto sopra abbastanza spazio per saltare, visto che gli aerei hanno il soffitto basso, per cui la soluzione logica è una sola: gli astronauti erano nell'unico ambiente a un sesto di gravità oltre gli aerei 0G, e cioè sulla Luna. Punto. Adesso mi divertirò a leggere le loro funamboliche arrampicate sugli specchi in risposta a questo video, se lo vorranno fare, ma penso che non lo faranno, visto che, come si dice, al peggio non c'è limite. Ma la loro sconfitta, purtroppo, in questo video è già scolpita sulla pietra lunare. Fine della bufala e alla prossima.